Good afternoon, Pauline. Pomeriggio, sono stanco. Ora mi dovete scusare in partenza perché dopo 500 video, 2 anni di video, sono preoccupato nel fare questo. Non perché dica qualcosa, no, di base sì, ma è complesso. Io penso che sia importantissimo questo che sto per dire. E che sono certo poi si svilupperà nel tempo, nelle altre patate tra tutti, e che i più perspicaci hanno potuto percepire, però bisogna un attimo tradurlo. Scusate, vado subito al dunque, se non capite prima, posso farsi solo prima vi devo dare il concetto. Cioè, che cosa sta succedendo con il discorso di cambio di cosmologia? O se vi fa più piacere, che cosa successe? Quando lo cambia, quando si cambiò. Dobbiamo fare uno step, almeno le punte di diamante. Basta con questa storia. Ma no, perché qua la circonferenza? Allora dimmi l'Antartide, ma non in chiave questi che pure tra di noi fa proprio di cose se, che si deve fare, ma quello step sembra dietro 1 milione di anni. Perché dico questo? Perché la cosmologia non fu cambiata perché si è scoperto che era sferica. Quando io vi dicevo, cercate di seguirmi perché sono preoccupato di esternarlo questo, perché mi piacerebbe prenderlo e metterlo dentro le teste senza dover fare sto passo, che è la parte più difficile. Che cosa succede? Mo vi porto un pezzo, mi ha scritto un po' Sandra, che saluto, che un po' che non sentivo, ieri mi ha fatto un commento, ho messo solamente un link. Ovviamente non penso che sia diventata terra sferica in questo tempo che non l'ho sentito, quindi parla di Giordano Bruno, Copernico, la cosmologia, la cena delle ceneri. E quindi uno dice, vabbè, quella è con le sfere, no. Io adesso questo è difficile, adesso ve lo faccio sentire il pezzo. E mentre questo, compreso il relatore, che è una bravissima, preparatissima persona, non lo conoscevo, ma non è quello il problema. Lo stesso qua per terra piatta, manca a pensarlo. Ma dice delle cose che se le prendete in chiave, in frequenza giusta, vi dovrebbe svelare un mondo. Questo cerco di farvi fare, sia facendovelo sentire, e quello dovrebbe svelarvi un mondo, come penso l'ha svelata Sandra, che l'ha girata a me, che a me mi ha svelato, perché non l'ho manco sentito tutto, vi metterò il link. Quando ho beccato solamente 5 minuti, che adesso 5, 2-3 minuti vi faccio sentire, mi sono bastati per tutto il video, forse anche dopo dietro lo vedrò, non so quando, ci sia chissà cos'altro. Non mi interessa, ho preso quello che dovevo prendere al momento. Quindi, vi faccio sentire e capirete un po' che cosa sto cercando di dire. Praticamente si cambia il paradigma per dei motivi specifici, perché cambia tutto. Ecco perché io vi dicevo che le scie chimiche, no? Qua è tutto che è arrivato il tempo perché sono scritte cose cosmologiche. Quando queste cambiano, e io vi dico sempre, non dovete fare mai l'errore che la piramide sopra è tutto uno, quello dagli ordini a quello, quindi tutto. No, praticamente questi ordini cosmici, diciamo pure divini, prescritti da sempre, questi li sanno leggere, sanno, e nella vita che cosa fanno? Cerco, questi lottano con questi sopra. Chiamiamoli dei, ok? Questo potere che a noi ci vuole, ma perché allora quelli dei? Ma lascia, non è razionale e logico così. Qua funziona in un modo che funziona per i cavoli suoi, come un orologio che gira. E c'è un potere che sta sopra noi, che cerca di limitare, bloccare, inventarsi di tutto, dalla magia alla scienza, proprio tecnologia, per cercare di che fare. Lo scenario che hanno è che praticamente è come se io adesso non lavoro e tutta l'umanità mi dà 50 senza a testa. E vivo così, cioè che lì mila miliardi senza che faccio niente. Se arriva uno e mi dice cambiamo tutto, e io cioè, a quel punto ho tutti i bambini, non si cambia, che è meglio di quello che devo cambiare. Ma siccome si deve, e allora cosa fanno? Lo vedono molto prima, lo sanno da sempre, ecco queste cose.
instaurano certe cose per cercare di tenere quel potere, potendo senza poter cambiare proprio al mare. Però se devono, insomma, come si cambia tutto, non si cambia niente. Quindi cercano di far rimanere, nonostante questo cambio di paradigma, sempre loro. Ecco perché il potere che a quei tempi, adesso lo dovete vedere invertito, ma attenzione, perché qui paradossalmente non ha più senso la terra sferico piatta, la forma. Ma attenzione, praticamente il potere, quando arrivò questo cambio di paradigma, perché non è come pensate voi che dici, oh, poi quello scoprì che era sferico. Non è quello la molla, non è successo così. I greci già sapevano che era sferico. Non è vero, ve lo dico da 100 anni, non è vero che i greci già. Ma quelli, non è vero, e mo ve lo dice pure questo soggetto. Accenna solo una cosa, senza parlare di sfera bianca. Lui accenna una cosa, voi lo dovete captare in quella chiave. Cioè, diceva, nell'antica Grecia ci fu un piccolo tentativo di una branca pitagorica che ipotizzò, ma non lo riuscì mai a provare. E poi Copernico lo provò. No, che già sapevano che era sferica. Che non ha importanza il discorso che vi sto facendo, attenzione adesso, non lasciate perdere la forma della Terra come forma propria fisica, ma attenzione, il cambio, questi poteri cercano di, il potere della che era la Chiesa, qui tema, ma comunque pure altri, cercarono di fermare questa cosa. Perché? Perché gli andava a intaccare il potere. Perché? Perché il cambio cosmologico è il cambio di tutto. Lasciate perdere se è fisicamente così. È il cambio della politica, della sociale, dei sentimenti, della visione, dell'essere, di tutto. Voi dite, ma com'è possibile? Mo' ve lo faccio spiegare con le parole lì. Ecco perché io vi dico, lascio le scire, il cambio da terra sferica a terra piatta cambia l'era dell'acquario, quando dici cambia tutto. Per cambiare tutto deve essere una cosa del genere, cioè deve cambiare la cosmologia. Questo non significa che cambiamo la cosmologia, attenzione, che cambiamo la cosmologia così, tanto che c'è, ma non significa manco che da piatta abbiamo scoperto col binocolo che è sferica e mo riscopriamo che è piatta perché ci sta là che non c'è la curvatura. Qui c'è qualcosa di molto più grosso. Ecco perché tutti questi discorsi, mo vedete questo discorso che dice questo, poi vedete quelle iene, l'apa, quell'altro che viene. No, ecco perché sta nascendo dentro di ognuno questo. Difatti tantissimi canali non deridono più la terra piatta. Tanti youtuber, tanti, perché c'è tanto che mette solo la rete, e invece moltissimi, sinceramente, li ho visti, me li hanno pure segnalati alcuni, che io non vado a cercare queste cose, che si sono messi a dire, ma aspettate un po' un attimo, è una cazzata che la terra, ma qua un attimo, perché? Perché percepiscono questo. E quelli che lottano, che vengono a rompicoglioni, sono quelli che pure lo percepiscono, però non riuscendolo a spiegare alla mente lo odiano. Ecco perché reagiscono così. Quelli che non gli interessa spiegarlo alla mente e non ne ride della terra, non viene sotto al video mio di cretino, no, questi sono questi che vedo che sta succedendo. Adesso io vi voglio prima far vedere quello, poi continuiamo a discutere. Purtroppo sono nel pomeriggio, io non. Adesso ho sentito, poi ogni tanto magari interrompo. Sentiamo un attimo questo signore. Non ha importanza chi è, non ha importanza, dovete ascoltare cosa dice. Ok, poi ne riparliamo. Quello che ci servirà come piedistallo per poi arrivare al nostro testo. Io vorrei però richiamarvi una pagina, mezza pagina, famosissima della Cena delle Ceneri, dove appunto Copernico celebra. Siamo in due, siamo troppi. Bruno celebra Copernico. È una pagina famosissima, è di una potenza. Ecco, il linguaggio di Bruno, voi lo sapete molto bene, è un linguaggio del Vabbè, 600. insomma, capito, aspetta. Immagina come colui che ha mente, sostanzialmente prende spunto da Copernico e lo immagina come colui che ha dissolto l'immagine dei cieli
che circondano la terra di aristotelica memoria, le famose muraglie le chiama lui, no? Ha distrutto queste muraglie fantastiche, fantasiose, mai esistite in realtà, e si è proiettato nell'infinito, e si è proiettato nel cielo infinito. Ma in realtà è lui che fa questo, no? In realtà lo spunto Copernico si era, diciamo, limitato, forse non è la parola giusta, insomma, aveva incentrato il suo interesse nel mostrare che gli stessi fenomeni che noi osserviamo immaginando che sia la Terra al centro del mondo e intorno tutto quello che vediamo, il Sole, la Luna, i pianeti, le stelle, eccetera, eccetera, che la stessa osservazione si poteva spiegare esattamente al contrario, immaginando che non fosse così, che fosse eliocentrico il sistema, che il Sole fosse al centro, eccetera. Era cosa comportava una grandiosa. Già nell'antichità, per la verità, una scuola pitagorica, Filolao, eccetera, avevano immaginato qualcosa del genere, ma non ne avevano dato matematica dimostrazione, mentre Copernico già sapevano una impeccabile dimostrazione, e questo certamente ha segnato il destino della modernità. Cioè, da quel momento è cambiato tutto, capite? No? Sta ancora cambiando tutto. Noi non siamo ancora all'altezza, in verità, della rivoluzione copernicana, che deve comportare una rivoluzione metafisica, una rivoluzione fisica, una rivoluzione morale, una rivoluzione politica, che sono soltanto in cammino. Ma nonostante ciò, in realtà, Bruno va molto al di là. Eccolo! Cioè prende spunto dalla rivoluzione copernicana che qualcuno dice magari matematicamente non la capiva neanche. Non la capiva, non gliene fregava niente se era vero, non sapeva, no, guarda, manco fare i conti, non gli interessava. E quello che fa Bruno è quello per cui quelli che mi chiedono, ma perché dovrebbero nascondercelo, nascondono perché loro vogliono tenere, non vogliono che questo sistema cambi, perché cambia, come avete sentito, tutto quando cambi la cosmologia. E Giordano non gli interessava nemmeno sapere, ma guarda che fa Giordano. No, che non fosse molto competente negli aspetti tecnico-matematici della teoria copernicana, ma ne aveva intuito la potenza, la pulsanza, no? La potenza, la grandiosità delle prospettive nuove che metteva di fronte allo sguardo umano. E questa è una mezza pagina che... E questa cosa qui che sta succedendo è esattamente uguale, identica, ma all'inverso, in ottava superiore. Non è una questione, ho visto il sole, no, allora spiegami perché se giro intorno, la dovete, e stiamo facendo questo salto, come è stato fatto, senza manco andare a vedere se era vero o no. Questo non significa che non è vera la terra piatta, facciamo a capirci, dovete cercare di capirlo comunque. Questa inaudita novità, e dice, ora ecco colui che ha varcato l'aria, che ha penetrato il cielo, discorse le stelle. Capito che gli succede all'uomo dal momento in cui glielo fa diventare eliocentrico, che gli succede a quell'uomo? Cioè, che è passato attraverso tutte le stelle, trapassati gli margini del mondo, fatte svanire le fantastiche muraglie delle prime, ottave, none, decime e altre che vi s'avessero potuto aggiungere sfere, famose sfere cristalline, no? Infrante, non esistono, sono superstizioni, sono immaginazioni. Capite che cosa succede? Per relazione dei vani matematici e cieco veder di filosofi volgari. Quando dice filosofi volgari intende Aristotele e i suoi seguaci, ma non intende volgari nel senso di cattivi, intende volgari del mondo pagano, del mondo non cristiano. Così, al cospetto di ogni senso e ragione, con la chiave di solertissima inquisizione, aperti quei chiostri della verità, aperti questi, i chiostri della verità, i corpi celesti, lo capite? Aperti questi chiostri, rotte le muraglie, si vedono i corpi celesti in tutt'altro modo. Non sono le stelle fisse ficcate dentro una specie di... In questo modo lo dice al contrario, ma sta succedendo la stessa cosa all'inverso. No, siamo, ma all'inverso, non per tornare nel Medioevo, nel 1400 quando fu, ma per farlo in ottava superiore con altre cose, ma questo ci deve fare un'altra puntata.
Questo sta succedendo con la terra piatta e non lo potrà fermare nessuno perché è un'onda cosmica prescritta. E ecco perché la continuano, poi magari continuo a farlo. Ecco perché la continuano a bloccare come la Chiesa bloccava quella, perché perdono il potere. Ecco perché, sapendolo già da prima, comincia la NASA, che le cose, perché quando arriverà quest'onda sarà forte da rompere. Perché ci avremo le foto, gli fare, che non so, vabbè, che lo faremo. Vedi però la coscienza come è arrivata a dire: no, non va manco più quella, basta. Noi ci bastava quando ancora, negli anni 50, 60, 60, 70. Perché sapete, perché devono tenere il potere. E voi che state a resistere, state, siete le prime linee inconsapevoli, a partire dai bunker a pagamento, ma pure quello fa per la mangolosa, inconsapevoli di questi schiavisti. Voi state in mezzo alla merda, state, per colpa di quelli, ma li difendete senza saperlo, quindi siete in buona fede. Voi state difendendo, perché chi vuole tenere adesso quello, intanto va contro il cosmo, e quando si dice cosmo per un religioso significa Dio, Dei. Perché non cosciente, è un movimento, un orologio, non è che lo può fermare quello, non è che ti metti quegli orologi, quello che sta a San Marco, lo metti un dito là in mezzo e te lo trance. State facendo questo e vedete che come che sta succedendo, prima tutta a ride, mo tantissimi, sto visto i canali YouTube, tantissimi, che prima magari erano più portati a fare puntate, a invitare gente, ma e mo stanno invitando gente che dice: no, aspetta, è un'assurdità, il primo capitolo, cominciano tutti. Non puoi aprire un canale oggi su YouTube. Oddio, e chi te lo vede? Chi te lo vede? L'uterasferico che ho dei buoni, questi troll, questo che manco lo vede, vabbè, lo si. La gente che vuole capire non vede questa roba, manco chi non vuole capire non la vede questa roba. Ma se sento perché sta nascendo questo, a ognuno sarà sempre più forte, sarà un'onda immane, perché non è che la terra, no, che non sia, ma è molto di più, e non può cambiare tutto quello che è scritto che deve cambiare senza un passo di, passatemi il termine, rivoluzione cosmologica. Questa, l'evoluzione è vera, ma non fisica, spirituale. E qualcuno può dire: ma allora perché ci ha fatto? Perché doveva passare lì, doveva sfondare quelle mura all'uomo nel 1400, quando è. E hai sentito che ha detto puntare, sfondare, poi dirà pure perché la natura era incerta, in quel caso diventa perfetta. Doveva passare questo, e per passarlo così devi cambiargli la cosmologia. Qui, aspettate, sono due discorsi non differenti, ma non li mischiate, anche se sono mischiati. Vedi quando vi dico, quando si parla di queste cose, è ma non è. Questo è nero, ma non è nero. Io sono Luigi, ma non sono Luigi. Ci sei, ci sono, ma non ci. Così funziona, nel senso che, ovviamente, lato. Questo è il discorso. È scritto. New Age parlando era dell'acquario, ma sono movimenti cosmici. È scritto. Per ritardarli, li sta, come ha fatto in ottava diversa, la Chiesa, nel periodo quando è cambiato nel geocentrismo. E tutto quello che mischiano, per non far capire questo che vi sto a dire, perché no, questi non vogliono cambiare, perché è chiaro, tutto basato su questa. No, i greci già sapevano, le foto della NASA, quel tutto manipolato. Per tenere fino alla fine, come l'ha tenuto fino alla fine, e poi non ha potuto niente. Se voleva continuare a tenere questo schiavismo, ti devi cambiare e diventare quel, come vi dicevo, lui, il presidente degli Stati Uniti, il prossimo arresterà quelli della NASA. Cioè, devi diventare quello che succede. Nel caso, il potere diventerà terrapiattista, se vuole continuare, perché sarà una cosa immane. Come è stata immane, non perché quella aveva scoperto, perché vedi l'impulso da dove è arrivato.
e così da lui, da altri, ma quello fu l'impulso. E poi ce l'hanno, per difendere questo ci hanno cominciato a dire no, perché si è scoperto. E poi ovviamente la devo dimostrare, arriva uno e dice scusa, ma mi avete detto che cosa? E lì dopo si è montato tutto, perché può essere pure che ha bleffato, non per cattiveria o per nasconderci o per cosa, per poter fare questo step evolutivo. E per imboscarsi ho inventato le formule, cose, per farlo credere che è veramente così, perché se uno non ci crede, giustamente. Non è che mo facciamo questo cambio facendo diventare la cosmologia geocentrica e non glielo dimostri alla gente. Io lo devo dimostrare, ma fosse anche bleffi, per dire, inventi non si sa qualunque cosa, è perché non è quello importante. Veramente, anche se è importante ovviamente, perché cambia tutto, pure perché in quel caso era questo sfondamento di cose, nel nostro caso è uno dei territori oltre un'altra cosa, allora già la me cambia tutto, la visione, dove arrivi, cambia la storia, cambia le ipotesi, cambia tutto, la speranza, la paura, la politica, i soldi. Tutto cambia, e siccome deve cambiare tutto, deve partire sempre dalla cosmologia. Ma io vi metto il link di sto tizio, vorrei dire tantissime altre cose, me ne ero pure appuntate proprio perché veramente ci tenevo tanto a sto video, mi sa che non l'ho fatto bene, ma non lo rifaccio perché intanto vi do questo input. Sta succedendo questo. E quando continui a vedere questi che continuano, perché c'è quel livello, bisogna continuarlo a farlo, come sono stati fatti, come l'ha fatto Copernico all'inverso, lo facciamo noi, e guardiamo quello, no, guarda, la curvatura non c'è. Ma quello che a me interessa, ecco perché io vi dico sempre, io non parlo di luna, di quella, e spiega, ma allora non mi interessano questi, a me mi interessano questi discorsi. Questi li lascio ai copernici, improvvisati o professionali che siano, non mi interessa, perché tanto lo proveranno che è piatta, come hanno provato che era sferica. Tu dici, ma che fa? Lo so che è difficile, scusate ragazzi, è difficile. Spero di no, però, e mi auguro di no, perché ho fiducia in tantissimi di voi che percepiscono questo, e anche quelli terrasferico, qui non stiamo facendo una guerra. Voi vi siete messi a difesa inconsapevole della Chiesa che voleva per forza di che era piatta, uguali, identici, perché vi ho spiegato, ma quel potere lì non c'entra niente con un volere, un potere superiore, che non gli serve agire su niente, perché è e sarà, e esce dal di dentro. Come una cosa cosmica che capti con un'antenna, non gli puoi fare niente. Loro lo sapevano e hanno cominciato, uno lo sa da sempre. Guarda che fra 1000 anni le società segrete si fa, quando arriverà il tempo, diciamo, è arrivato, e si trova quella generazione di quelle società, di questi gruppi, che cose, già hanno preparano da 100 anni le cose. Ora ve lo dico in termini tecnici, materiali, che ne so, comincia a mettere le telecamere, i soldi, cose, quella, così quando arriva il momento, intanto quella, tutto in funzione di ciò, per ritardarlo il più possibile, e per esperienza, ma questi poi, sapendo, si adattano, loro, questa è la loro guerra. La loro guerra è contro, quando si dice contro Dio, questo è, perciò si dice l'oppositore di qua di là, perché cercano di non, cercare di non avere tanto effetto, perché tu, su quello che deve succedere, e se proprio è, ci si devono mischiare pure loro per risultati, che però so, ecco, quando si dice cambia tutto per non cambiare niente, quello però è l'ultima carta che si gioca, la tirano fino alla fine, come l'ha tirata la Chiesa fino alla fine, la cosmologia. Io spero di avervi dato lo spunto, ora me lo preparo bene questo video, c'è altro che dice, questo che vi ho letto stava al minuto tra il 7 e il 10, e il resto ancora io devo vederlo. Però ho voluto darvi questo spunto perché, ragazzi, è tempo di pensare a queste cose con questa visione. Quindi dicevo, l'evoluzione è vera, ma spirituale, non fisica. E siccome questi imbroglioni, chiamiamoli così, o poi cambiano, capovolgono, ci danno tutti i passi giusti, ma sul fisico.
Quindi quando lo vuoi smontare, l'uomo percepisce che è vero perché i passi sono, ma non fisico che mutiamo. Mutiamo, dobbiamo fare un'evoluzione e perciò ci sono tutti questi. Era solo uno spunto, mi sono allungato. È importante, mi raccomando, mo vi metto il link questo qui, ne discutiamo pure magari, io intanto me lo ripreparo bene, lo approfondisco e ne ragioniamo. Penso che la discussione ormai debba passare qui, almeno sulle punte di diamante, sferici e piattisti che siamo. Qua non stiamo a parlare, qua stiamo a parlare che siamo un popolo, un'umanità. See you later, alligator.